Mentre prima non si registravano così frequenti episodi di aggressività, adesso invece siamo ogni giorno che magari andiamo a fare questi tipi di controlli, una certa preoccupazione c'è, questo chiaramente non ci fa allentare i controlli, però serve una maggiore attenzione da parte di tutti. Ancora un'aggressione ai danni degli agenti della Polizia Municipale di Arezzo è successo lo scorso venerdì nel corso dell'ultimo blitz delle forze dell'ordine a Campo di Marte, teatro troppo spesso di episodi di violenza e microcriminalità. Siamo stati aggrediti da un soggetto che staziona lì a Campo di Marte e ci ha spintonato con le moto facendoci rovinare a terra. La nostra preoccupazione è che ultimamente queste aggressioni si stanno moltiplicando e questo trend anche a livello nazionale sta aumentando moltissimo. Si tratta della terza aggressione che si è consumata nell'arco di poche settimane, una vera e propria escalation di violenza, dalle sassate lanciate contro alcuni agenti sino ai pugni sferrati in pieno volto, per poi arrivare alla rocambolesca fuga, fortunatamente questa volta senza gravi conseguenze. Noi quello che chiediamo sostanzialmente è che a livello nazionale innanzitutto riparta la sperimentazione dell'uso del taser e comunque che ci dicano realmente quali sono le motivazioni che hanno fermato l'utilizzo, perché attualmente è l'unico strumento che potenzialmente è in grado di fermare un aggressore con efficacia. Lo spray che abbiamo al peperoncino ormai è stato usato diverse volte e non ha nessun effetto contro soggetti che sono in alterazione psicofisica, quindi questo diminuisce l'effetto e quindi attualmente l'unico strumento che ormai è utilizzato in tutto il mondo è quello. Non si capisce perché dobbiamo continuare a subire queste aggressioni. Un altro appello, infine, è rivolto ai 7 candidati a sindaco di Arezzo, ai quali il Sindacato Unitario dei Lavoratori ha già chiesto un incontro. Dal primo cittadino, chi verrà, mi auguro che ci sia un'attenzione sempre più forte, sempre più alta nei nostri confronti, che capiscano che abbiamo bisogno di risorse, purtroppo di molte risorse, più risorse destinate alla sicurezza, più risorse strumentali e riorganizzative che ci mettano in condizioni di operare in maggiore sicurezza. Al momento attuale siamo un po' bassi in questo, siamo un po' carenti.